Bene, amici di Tutor Defense, oggi vedremo una cosa molto utile e interessante per chi magari non sa su Windows Phone 10, che è la possibilità di bloccare il telefono del nostro schermo tramite il doppio tocco. Allora, vi spiego cosa dovrete andare a fare. È soltanto una piccola impostazione da attivare e avete finito. Per attivare questa funzione dobbiamo andare innanzitutto su tutte le impostazioni e andiamo su sistema, no scusate, su personalizzazione, schermata di blocco, ci andiamo sotto. E attiviamo questa spunta. Effetto un doppio tocco sulla barra di spostamento per disattivare lo schermo. Se ce l'avete disattivata, la attivate, altrimenti la lasciate invariata. E questa opzione è valida soltanto per Windows Phone 10. E per Windows Phone 8.1 in realtà c'è una procedura, ma bisogna andare a smanettare sul registro di sistema, quindi in poche parole bisogna impostare, aggiungere una chiave di registro al sistema operativo. Si aggiunge questa chiave e si abilita. Per cui è una cosa magari un po' macchinosa e un po' complicata. E invece per Windows Phone 10 questa cosa c'è, quindi non preoccupatevi, la trovate su qualsiasi telefono. Per quanto riguarda per sbloccare lo schermo tramite doppio tocco, ovviamente non è disponibile su tutti i device. Per esempio sul mio Lumia 635, che ho adesso, non è compatibile. Stranamente questa funzione non c'è a causa delle limitazioni hardware. Quindi Microsoft ha deciso di non fornirci quest'altra funzionalità. Tuttavia ho trovato un'applicazione molto carina, che se vi può interessare, e si chiama Nokia Lock Screen. L'unica pecca è che il telefono deve stare, cioè il display del telefono resta acceso, e quindi è una cosa un po' fastidiosa perché la batteria comincia a scendere in modo vertiginoso. Però tutto sommato è carino perché basta toccare due volte lo schermo e si sblocca. Mostra inoltre l'orario, quindi è molto carina. Premendo una volta si accende l'orario, premendo un'altra volta si spegne e con un doppio tocco si sblocca. Questa certo è una funzione un po' scomoda, soprattutto per quanto riguarda la batteria, però se vi interessa scaricarla, la trovate sullo store e quindi è gratuita. E spero che con questa guida vi sia stata utile. Per qualsiasi informazione commentate qua sotto. Ci vediamo al prossimo video.